Sì. Poi dopo non dico più niente perché dovrei cominciare a... Perché uno che lavora 30 anni e loro 5 anni prendono 5.000 euro al mese, ma dove siamo? Perché è giusto che li tolgano, nel senso che è giusto che non abbiano più soldi di quelli che servono. Devono toglierli, ma in tempi brevi. Ci credo molto poco perché il lupo non mangia la carne del lupo. Viviamo normali come tutti, non uno con 50 e altro con 5. Se lei è giusto che uno parlamentare, eccetera, o una cicciolina, chi che sia, vivono con 2.000-8.000 euro al mese minimo, e un pensionato vive con 400 euro, faccia le sue conclusioni. Quindi tagliamo i vitalizi. Come si fa a non essere favorevole? Sì. Prendono troppo, molto in mente. Ma guardi, sono molto sfiduciato in questo senso. Siamo le solite, cioè nel senso che noi italiani ce la prendiamo in quel posto. Speranza bisognerebbe lasciarla ai giovani. Sono favorevole perché se io ho lavorato 40 anni per prendere la pensione, loro dopo 2 anni prendono 11 o 12 mila euro. Mi sembra un po' un'assurdità, voglio dire. Se dobbiamo essere tutti lavoratori, ok, loro avranno dei titoli di studio, non ne discuto, però se io ne prendo 1.500, loro potrebbero accontentarsi di qualcosa in meno. Io vivo con 1.500 euro, loro con 11.000 dicono che non vivono. Se noi dobbiamo lavorare 42 o 43 anni, penso che anche loro devono lavorare così per avere la pensione. Non che dopo una legislazione, mi sembra, non so, hanno una pensione, hanno un vitalizio così alto. Se si parla di parità, si fanno anche loro i loro 40 anni o 41 e poi si prendono la pensione dopo 41 anni però, non dopo 2 anni o 3. Ma io sono favorevole, perché magari risparmiamo un po' di soldi da dare a quelli che hanno bisogno veramente. Contrario ai vitalizi.